C'è un amico o un'amica che oggi festeggia, dice, 14 anni dalla diagnosi di mieloma multiplo. Ai tempi avevo quasi 37 anni, tra 2 mesi ne compierò 51. Dal 2008 ho intrapreso molte linee terapeutiche, siamo a quota 7-8, tra cui diversi protocolli sperimentali, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia. Un trapianto autologo nel 2014, un allogenico nel 2020 in piena pandemia. Purtroppo ho sempre recidivato e sono tuttora in terapia con il MAB daratumumab. Volevo sapere se con le CAR T di oggi, di cui si parla tanto, si può avere il trattamento risolutivo e quali sono i rischi che si corrono oltre alla temuta tempesta citochimica. Grazie. Mario. Io ho parlato di CAR T e ho detto come prima cosa che le CAR T generano molte più aspettative che non soluzioni. Le CAR T commerciali stanno arrivando, alcuni centri sono già attivi, non è semplicissimo. Però non sono la soluzione per tutti. È una nuova opportunità, è una porta che si apre per la terapia, ma non è la risoluzione di tutti i problemi. In particolare in questo paziente che ha già fatto un trapianto allogenico, io credo che non ci sia alcuna esperienza di CAR T dopo un trapianto allogenico. Quindi forse si può anche fare perché laddove non c'è, no, non credo che sia vietato dai protocolli espressamente, non mi ricordo a memoria, però certamente non c'è esperienza su questo. Quindi prima di lanciarsi in una avventura di cui non abbiamo informazione, io ci penserei molto, molto con calma, ecco, e approfitterei di tutte le linee che ancora ha a disposizione, anche con il ritrattamento di farmaci utilizzati in precedenza, molti anni prima e via dicendo, prima di fare un salto nel vuoto. Questo paziente ha una ottima storia, ha solo una sfortuna pazzesca che è i 37 anni, ecco, voglio dire, per fortuna i pazienti con mieloma a 37 anni, io credo che ognuno di noi ne abbia visto forse nella vita, forse uno o forse nessuno, ecco, quindi stiamo parlando di una rarità assoluta, perché l'andamento è un andamento discreto, però partendo da 37 è chiaro che non è facilissimo, insomma. Poi forse aggiungerei che comunque anche per tutti gli altri, che le CAR T al momento in Italia ci saranno dei protocolli, ma se dovessimo farle domani non abbiamo ancora possibilità di farle. Ci sono stati degli studi, dei trials, però in questo momento non ne abbiamo. Però Maria Teresa, dovrebbero arrivare adesso le CAR T commerciali. Beh, però per le CAR T, come dicevi tu appunto, adesso quelle registrate dopo allotrapianto non è permesso, invece l'EMA ha approvato dopo allotrapianto, quindi in questa situazione ci vorrà un po' di tempo in più. Però di fatto non le abbiamo, se noi dovessimo utilizzarle domani non le abbiamo, stiamo aspettando tutto il regolatorio, quindi sicuramente è un discorso, è un'opzione in più, come hai detto tu e con me, e poi bisognerà valutare chi, come, quando e dove. Quindi non sono la panacea di tutti i mali, possono essere un'opzione, bisogna valutarla bene. No, ma il problema che accennava la Maria Teresa è che tutti i trial clinici con le CAR T hanno fatto vedere cose straordinarie, però l'idea è che passando dai trattamenti in fase avanzata, in fase più precoce, i risultati possono essere ancora più buoni. Quindi i trial in questo momento non prevedono pazienti che abbiano avuto 7-8 linee di terapia, che ne abbiano avuto una, tre,
tre, oppure addirittura che siano alla diagnosi. Per trattare un paziente con 7-8 linee di terapia dobbiamo aspettare il compimento dell'iter regolatorio, perché l'EMA ha approvato, ma devono ancora finire l'iter regolatorio in Italia, insomma. Bene. E questo capita in tutti i paesi, in Francia addirittura le hanno bloccate con le commerciali, perché insomma l'EMA prima di approvare qualcosa ci pensa bene, e le agenzie nazionali anche. Che io sappia, in questo momento è permesso, è possibile in Germania 500.000 euro, altrimenti in Cina. Quindi in Cina. Siamo...